Ciao ragazzi, io sono Rectartist, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui sul nostro secondo account di Clash Royale e andremo a scalare in ladder con dei mazzi divertenti e abbastanza facili da giocare e soprattutto competitivi. Ragazzuoli, andiamo subito. Con un bel mazzone mortaio, col mortaio e domatore, molto combato, con molte combo. Poi ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento se vi piacciono questi deck. Provateli, sono molto molto forti. Qui ora vi faccio vedere un po' come si giocano. Vabbè, ora qui abbiamo trovato un livello 11, però. No! Mamma mia, che stupido. Ho failato. Sono stato stupido. Allora, adesso dobbiamo stare attenti. Che anche lui è a livello 11, però mi sembra abbastanza tosto. Questo, abbastanza incazzato. Ci serve un moschettiere, assolutamente. No, qui era un po' di danni arrivano. Minchia, la strega notturna è 13, ce l'ha questo a livello 11, non ce l'ho io. Maremma. Ora metterà. No. Ma fottuto. Ecco, abbiamo sbagliato anche a posizionare il mortaio, perfetto. Meglio di così, guarda. Ok, doppio elisir. Qui ragazzi proviamo a difendere il meglio possibile, ma veramente dura. No, Mega Sgherro si è spostato. Ok, ce l'abbiamo fatta però. Ci siamo difesi abbastanza bene. Lo sapevo. Stronzo. Eh sì, ragazzi, ce l'ho fatta. Ho sbagliato io qui, in questo match. Se no si vinceva. Questa era vinta, ragazzi. Scazzato io di brutto. Ok. Andiamocela a rigiocare, vai questa. Ho fatto degli errori neanche. Ok, moschettiere. Moschettiere. Ormai è morto, non si va neanche a difendere, è inutile. Proviamo. Sì, abbiamo fatto torre subito.
Qui ora ragazzi è un problemino, eh. Meno male non ce l'ho al 12 o al 13, ci mi serve. E là sopra comungolo. Ho risbagliato a riposizionare sto cazzo di mortaio. Accidenta a me. Proprio mongolo. Oh no, mi sto sul cazzo quando sbaglio così. Come un coglione. Non ci arriva neanche a torre, vaffanculo. Oh, la prima volta, oh, che l'ho posizionato bene. Vabbè, qui ragazzi, ormai. È vinta. Questo era abbastanza scarso, però e ho anche sbagliato. Ok, adesso proviamo col massacro. Manca una carta, ragazzi, lo potenzio finalmente al 13. Ancora al 12, però è giocabile. Ok, c'è la domatrice di Arieti. Qui mettiamo un bel mega sgrozzo. Vediamo come si difende lui, ok. C'è la Tesla. Che adesso ci vuole il mini pack. Se no, no, vai, andiamo di sgherri. Non ci si fa, se no, ci arriva troppi danni. Se ce l'aveva al 13, ragazzi, ci aveva dato parecchia noia. Domatrice dei Riesi. Qui carichiamo ora Ostino. Vediamo un po' cosa fa e vediamo se difenderci o pushare. Io direi di difendere ora. Tanto va bene lo stesso, dai, buttiamo un minatore così. Lui è già in crisi. Ok, qui se l'è già fatta bene. La matrice di Arieti, ragazzi, è forte, parecchio. Anche all'11 riesce a fare dei danni allucinanti, veramente allucinanti. Proviamo a fargli anche sta torre, anche se non è facile. Non è per niente facile. Veleno.
Andiamo di frecce qui, tranquilli proprio. Ok. Potevamo essere più in alto, se non avevo sbagliato la prima partita, Maremma. Adesso andiamo con un mazzo Golem 4.0 con Striga Notturna. Sto mazzo è abbastanza tosto. Non becchi pecca, proprio è boscaiolo. Quello ha da parecchio noia. Ok, il nostro mini pack è morto. Questi ragazzi la vedo abbastanza dura, eh. No. Qui ora abbiamo perso torri. Maremma di Dio. Ora se c'è la torre inferno, ragazzi, abbiamo preso nel culo. Per fortuna non ce l'ha. Forse gli facciamo torre anche noi, forse. Ok, ho sbagliato. Un po' di danni glieli facciamo, dai. Meglio di nulla. Possiamo recuperare. Vediamo un po' adesso cosa fa. Aspettiamo il per 2 l'Esir prima di buttare il golem, perché sennò ci fa la giocata di prima. E ci apre il culo, quindi meglio aspettare. Ok, noi possiamo caricare anche di qua, tanti danni li facciamo. Qui ci difendiamo, tanto qui ora assorbe il golem. Buttiamo un bel draghettino qui, gli sgherri. Ah, si riesce a difendere pure di là lui. Ok, proviamo a far così a lui. Bene, 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 ci è andato bene, dai. Proviamo per le tre corone adesso. Tanto siamo in vantaggio. Ma sì, siamo abbastanza in vantaggio, sì. Abbiamo vinto. Questa è stata bellina, dai, come partita. Come mazzo è abbastanza divertente questo. E non difficile da usare. Proviamo questo mazzo qua, con Principe Furia e Domatore. Questo è un mazzo bello. Bello e anche divertente e potente. Prendiamo ste 5005 a metà stagione. Possiamo fare molto molto meglio. Anche andare oltre le 6000, ma verso fine stagione ci arriveremo. Qui vedi già Domatrice al 12. Dà ancora più noia. Che ci leva la carica il bandito. Qui un hit lo dà.
ci possiamo fare niente. No, via, c'hai pecca e 13 sto proprio sfigo. Vediamo se c'è qualcosa per contrastare la gang. Sì. No, c'ha pure quello. Che palle. Arcere, ragazzi, ma. Principe, non posso buttarlo. Non fa neanche la carica. Maremma. Ci ho fatto un bel po' di danni qui. Ok, proviamo così, ma ora butti pecca tanto. Sapevo, dai, almeno due hit, ce le siamo prese. Qui ora butta la domatrice, no? Ecco, infatti. Ma dai, non è possibile sta cosa proprio. Che mazzo infame c'ha questo, mamma. Piglia anche da lì l'arciere, cioè, rendetevene conto, ragazzi. Assurdo. Più di due hit non le dà. Non le dà più di due hit. Maremma, maiala. Proviamo, ragazzi. Oddio. Oh, bella sta partita, cazzo. Ci siamo salvati all'ultimo. Questa è stata veramente bella. E niente, ragazzi, prendiamo il nostro bauletto magico a 5 minuti. 25. Ovviamente non troviamo niente. Un po' di Goblin Cage, buono, furia. Leggendario. Cazzo. Oh, finalmente. Un'altra strega notturno. Bene, bene. E niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video dove continueremo la nostra scalata e gli attacchi in war. E niente, ragazzi. Bella. Bella a tutti.